Mauro Marchisio, ex portiere dello Spezia negli anni 80. Mauro, parliamo di Spezia, di Lazio Spezia, un 4-0 per Lazio, però non per tanto il risultato, ma parliamo di due portiere. Provedel con Dragozzi. Una partita tanto ben finita, 4-0 con una squadra molto forte. Cosa hai visto e cosa hai potuto vedere? Ma io ho visto una Lazio molto forte e uno Spezia che cerca qualche volta di giocare in rimessa e ha avuto in tutta la partita un po' di occasioni, una nel primo tempo e nel secondo dove però ha fatto un grande intervento su Nkiasi, però la Lazio è una squadra che quando spinge sull'acceleratore è stratosferica. Io me la ricordo anche l'anno scorso, quando la Lazio mette la quinta, ragazzi, è incredibile. Ogni volta che la Lazio parte dalla sua metà campo, crea un'occasione da gol. Sempre, sempre. Sono giocatori fortissimi, una squadra molto forte. E lo Spezia ha subito quest'1-2, anzi, questo 1-3, perché c'era anche il rigore sbagliato. In poco tempo si è trovato sul 2-0, e quando vai 2-0 contro una squadra come la Lazio, diventa difficile poi recuperare. E quindi poi ti sei anche portato a subire magari una goleada, quella che poi non è successa, perché in fine la partita poteva finire 0 tranquillamente, perché il quarto gol è stato fatto nei minuti di recupero. Però queste non sono le partite che deve vincere lo Spezia, anche se ti valutavo una cosa, che l'anno scorso lo Spezia ha fatto due o tre vittorie fuori casa importanti. Vi ricordo quella di Napoli, se non sbaglio quella di Milano, e poi un'altra eclatante, la Juve forse, No, Mina. Milan, Napoli, mi sembra un'altra partita. Sono quelle partite poi che ti fanno la differenza. Quelle più importanti. Sono partite che ti fanno la differenza poi in fondo alla classifica, capito? Quando poi alla fine dell'anno c'è quei 6, 7, 8 punti fatti con queste squadre determinanti. Ed è tanta roba, mentre invece quest'anno vedo un Inter, Juventus, Napoli e Lazio 0 punti, 10 gol subiti e 0 fatti. Questo è diciamo, è un segnale un po' preoccupante per quello che è l'andamento in trasferta, mentre in casa la squadra si esprime per quello che è il suo valore all'interno delle muramiche, diciamo, no? Quindi grinta, passione, quello che poi il pubblico di Spezia ti chiede. Fuori casa c'è questo trend che va fermato un attimino, no? Perché non fare nemmeno un gol in quattro partite, sì, è vero che giochi contro squadre fortissime, però subirne 10 non fanno nemmeno uno, brutto segnale, insomma. Ecco, ma parliamo invece, ritorniamo un po' al tuo ruolo. Te sei stato uno dei mitici qua a Spezia, che quando ritorni con la tua squadra è uno che vedo che sei cantato. Ecco, parliamo un po' di Provedel. L'anno scorso Provedel a Spezia e quest'anno è andato alla Lazio, visto anche l'età che c'aveva. Ma è tornato, secondo me, un buon portiere che è Dragozzi. Ci fai un po', visto che tutti e due l'hai anche allenati. Un giudizio di. Tutte e due a Empoli in situazioni diverse. Ivan lo allenai in Serie B, ma dopo poco tempo si fece male, si ruppe la gamba e lì si fece un brutto infortunio, si fece il tibia e peroné, per recuperare ci ha messo un pochino. L'anno dopo in Serie A lo abbiamo, a mio avviso, messo dentro troppo presto e questo è stato uno sbaglio, perché non era ancora in grado di svolgere le sue funzioni al massimo di quello che potevano essere le aspettative della squadra e dell'allenatore. Mentre invece è un portiere fortissimo, Dragoschi, che arriva in Serie A, diciamo arriva in una top di Serie A tardi, poteva arrivarci da me prima se non aveva avuto quel infortunio. E poi ha avuto un percorso di 3-4 anni dove ha sempre giocato. Per un portiere è fondamentale questo aspetto qui: giocare ti dà sicurezza, ti fa stare in campo con le giuste misure, con le giuste attenzioni. Drago, invece, che è un portiere secondo me forte, questa altalenanza che ha avuto la Fiorentina non è stata una buona cosa per lui. È venuto via da noi a Empoli, che aveva fatto scusate, un ottimo campionato,
E poi la Fiorentina invece è sempre stato alternato con Terracciano, ha avuto prestazioni di buon livello e anche di scarso livello, e quindi non ha mai avuto diciamo, un proseguio delle sue partite, diciamo, un giocare sempre, perché quello che poi ti dà la sicurezza, ti dà le misure della porta, del campo, ti dà quelle situazioni che giocando poche volte non hai. E quindi Dragowski è un portiere che ha aspettato ancora, anche se a Spezia, soprattutto in casa, l'ha visto fare delle prestazioni importanti. Perché mi ricordo con che squadra, mi sembra che alla fine della partita fece quell'uscita che salvò il risultato, perché è stato Con la veramente Sampdoria. con la Sampdoria, bravo. E in casa ha fatto buone partite. Poi fuori casa è chiaro, quando giochi con queste squadre qua giù, e quando dopo 20 minuti sei 2-0 non è semplice. Però Drago è un ottimo portiere, sono due portieri completamente diversi, perché Dragoschi, diciamo, che è un portiere che gioca molto bene dentro l'area, mentre invece, cioè nello spazio porta, mentre invece prova a vedere un giocatore molto forte anche fuori dalla porta. Ecco, Giocatore. parlavamo anche nell'estate, che dicevi, da tifoso mi piaceva che rimanesse a Spezia, ma da allenatore è giusto che vada a fare esperienza alla Lazio. No, Portiere che poi ha fatto molto. te sai l'amore che io porto per Spezia, e anche la stima che ho e l'amicizia verso Provedel, ma Provedel giustamente doveva andare a fare questo salto di categoria perché se lo meritava. È un portiere che merita quei palcoscenici lì, diciamoci la verità. L'anno scorso è stato uno degli artefici della salvezza dello Spezia, e quindi meritava questa chance. Ecco, invece di Dragozzi, che caratteristiche ha come portiere? Dragoschi è un quello che vedo adesso in Dragoschi, l'ho visto anche io nella Lazio, l'ho visto anche verrà fuori un po' più avanti, perché ha bisogno, come dicevo prima, di giocare. Portiere forte, io l'ho visto fare delle cose a Empoli con noi incredibili. Mi ricordo che facevamo una partita a Bergamo con l'Atalanta, fece 27 parate determinanti in una partita. Si finì la partita 0-0, credo che sia ancora il record quello delle parate in una partita. Su un Ecco, portiere invece. che ha acquistato una sicurezza incredibile, no? E questi 2 o 3 anni che lui ha passato a Firenze lo hanno un po' destabilizzato da quello che è la sua, diciamo, posizione all'interno di una partita, nel senso che lui è un ragazzo di carattere, è vero, però è uno che ha bisogno anche di essere supportato. E io sono convinto che lui, nel finale di campionato, anche tra poche partite, sicuramente darà una mano allo Spezia. La sta dando già adesso, perché l'ho visto in casa, ha fatto benissimo. Però con noi faceva grandissime prestazioni anche fuori casa. E quindi aspetto in lui di vedere quello che era Empoli. Ecco, l'ultima domanda, ti aspettavi negli anni tuoi, quando eri a Spezia, lo Spezia per il terzo anno consecutivo in Serie A? Lo speravo perché io dalla partita con Frosinone, che sono rimasto emozionato con le lacrime agli occhi, e mia moglie era presente, perché pensare a, per me, lo Spezia in Serie A, mi sono immaginato la gioia che poteva provare un tifoso spezzino che dagli anni, quelli dove c'ero io, Tribolati, che dalla C2, la C1, così sono trovati in Serie A e ci stanno rimanendo. Quindi questo è un merito della società, perché non è facile per una squadra come, diciamo, esordiente in Serie A starci 3 anni di fila. Noi a Empoli ci è successo, credo, una volta sola di stare 3 anni, quando c'era Cagni, mi sembra che abbiamo fatto triennio in Serie A, poi era 2 anni e poi via. Insomma, non è semplice per realtà come Spezia, come Empoli, capito? Questa è in realtà qua giù, e quindi è un traguardo importante. Grazie mille, a presto. Ciao Patrizio, grazie a voi.